Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar sulla produzione orale. Spero che tutti riusciate a sentire senza problemi. Spero che vi siano piaciute le nostre canzoni che sono state scelte proprio per tirarci su un po' prima di cominciare. Allora, sviluppare la produzione orale in aula e a distanza. Premetto che questo è un webinar un po' lungo, più lungo del solito. Finiremo fra un'ora e mezza più o meno comprese le domande, le vostre domande. Vediamo la scaletta di che cosa andremo a parlare. Allora, parleremo prima. Premessa della produzione orale in generale, parleremo del silenzio, del perché non parlano i nostri studenti, di che cosa parlare, degli argomenti, della correzione, della valutazione, di alcuni dettagli importanti, di come gestire la classe, del nostro ruolo e alla fine vedremo anche alcune particolarità della didattica a distanza, ma non sarà un percorso sequenziale come lo vedete nella scaletta. Sarà uno zigzag tra la teoria e esempi pratici e tipologie che possiamo usare per sviluppare la produzione orale. Premetto inoltre che non ho incluso negli esempi attività ludiche, forse tranne una, forse, perché? Perché a fine maggio ci sarà un altro webinar proprio sulla didattica ludica. Cercheremo anche di includere attività ludiche che possiamo fare a distanza. Quindi è un webinar abbastanza denso, con molti contenuti. Per la buona riuscita del webinar, qualche consiglio pratico, che vale anche per la didattica a distanza, bisogna aver bevuto il caffè, chiuso tutti i programmi, chiuso le altre cartelle del browser, spento il televisore, spento il cellulare e spiegato a figli, compagni e parenti che oggi è il giorno del webinar di lingua, no? Bambini e animali sono benvenuti con molto piacere. Ok, quindi se fate tutto questo, vi garantisco che riuscirete a seguire e a capire tutto. Benissimo. Allora, sappiamo che la produzione orale è una delle quattro abilità. Qua abbiamo le abilità orali, ascoltare, parlare, e qua abbiamo le abilità scritte, leggere e scrivere, suddivise anche per abilità ricettive, ascoltare e leggere, e produttive, parlare e scrivere. In teoria è così, in realtà le abilità sono spesso integrate. Devo ascoltare per poter parlare, per poter rispondere. Devo leggere qualcosa per commentare, mentre parlo prendo appunti, quindi sono intrecciate, sono integrate le abilità. La produzione orale. Facciamo una prima riflessione insieme. Con quali di queste affermazioni siete d'accordo? Potete scegliere da 1 a 3 risposte. A. Chi impara una lingua ha come obiettivo finale parlare in quella lingua o come obiettivo principale. Anche uno studente il cui obiettivo principale non è parlare, prova soddisfazione quando riesce a farlo. C. La soddisfazione che si prova quando si parla in una lingua straniera è maggiore rispetto a quella che si prova quando si legge, si scrive e si ascolta. Potete scegliere da 1 a 3 affermazioni sotto il video, quindi anche più di una. Ancora non vi faccio vedere le vostre scelte per non influenzarvi. Potreste essere d'accordo con tutte e tre eventualmente. Adesso vi farò vedere come state votando, tra virgolette. Adesso vedete che siete d'accordo con tutte e tre, magari soprattutto con la seconda, e cioè che fa piacere riuscire da
soddisfazione allo studente riuscire a parlare. È una cosa motivante quando lo studente si rende conto di poter parlare. Ok, chiudo questa prima riflessione e andiamo avanti. Quindi la produzione orale è molto importante, ma anche difficile da sviluppare, ma anche da insegnare. Perché è difficile per uno studente parlare? Perché, come abbiamo detto, è un'abilità produttiva, quindi è più impegnativo a livello cognitivo a trasformare conoscenze passive da passive in attive. Riuscire a mettere insieme il lessico che sa, la grammatica, le espressioni, quindi assemblare tutto questo per riuscire a fare lingua, a produrre, a parlare. Poi magari non ha le conoscenze per parlare di un certo argomento o gli mancano le idee, gli manca la fantasia per dire qualcosa su quell'argomento. E poi, bene o male, purtroppo, subentrano fattori emotivi. Molto spesso gli studenti non parlano. Per fattori emotivi, anzi, direi che la produzione orale è l'abilità più maggiormente influenzata dai fattori emotivi ed è nostro compito abbassare e attenuare questi fattori. Di questo parleremo anche più avanti. Quando parliamo di produzione orale, facciamo spesso la distinzione tra accuratezza e scorrevolezza o fluenza, cioè produzione più fluente. L'accuratezza è importante perché andando avanti, salendo di livello, gli studenti devono parlare sempre facendo meno errori, però ovviamente devono parlare in maniera fluente. Inoltre si fa la distinzione tra produzione guidata e produzione libera. La produzione libera dovrebbe essere il nostro obiettivo, gli studenti dovrebbero essere piano piano diventare capaci di esprimersi in maniera libera senza stare a riflettere a ogni parola o a ogni forma corretta o meno, che è quello che è più vicino alla comunicazione vera. Però non dovremmo sottovalutare la produzione guidata, o meglio, le attività che mirano a una produzione più guidata, perché sono quelle attività, quell'espressione guidata che dà più sicurezza agli studenti, fa calare il filtro affettivo quando le indicazioni sono molto precise, è ancora più adatta a studenti introversi, silenziosi, più timidi. Cerchiamo di definire la produzione libera. Okay. Facciamo un altro piccolo sondaggio che adesso vi farò vedere. Allora, indicate le affermazioni con cui siete d'accordo. Anzi, lo chiudo un attimo perché prima lo voglio far vedere qua sullo schermo. Produzione libera significa che noi insegnanti non facciamo nessun intervento durante l'attività, a meno che non siano gli studenti a richiedere un intervento o un aiuto. B. Prendiamo appunti sugli errori commessi dagli studenti. Non prendiamo appunti, non circoliamo tra gli studenti per ascoltare. Non invitiamo gli studenti a usare determinati fenomeni grammaticali e non facciamo nessun commento sulla lingua usata alla fine. Secondo voi, con quale di queste affermazioni siete d'accordo? Potete scegliere da 1, da 1 a 4. Cosa significa produzione libera? Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è l'interpretazione che uno fa del termine produzione libera. Non vi faccio vedere ancora come state votando. Adesso pubblico i risultati, rendo pubblici i risultati. Molti siete d'accordo con la prima affermazione, non dobbiamo fare nessun intervento sulle forme usate. Sì, ok, un po' diverso da quello che ho scritto a sinistra. Pochi sono d'accordo con l'ultima affermazione, non fare nessun commento sulla lingua usata alla fine. Su questo ritorneremo perché ci sono, diciamo, delle sfumature tra il sì e il no. Ok, vedete che non tutti siamo d'accordo, non tutti interpretiamo il termine produzione libera nello stesso modo. Benissimo, andiamo avanti. Grazie per aver votato in questo mini sondaggio.
Allora, andiamo a vedere qualche breve esempio e andiamo a valutare alcune attività secondo, diciamo, il grado di libertà, tra virgolette. Come definireste le seguenti attività? Da 1 guidata a 5 più libera. Primo esempio. Osservate le vignette e raccontate cosa è successo a Lorenzo ieri. Usate l'imperfetto e il passato prossimo. Secondo voi è molto guidata o è molto libera? Questo è un esempio tratto da nuovissimo Progetto Italiano 1. Siamo alla fine all'inizio della 2. Diciamo. Ok, molti di voi la valutano come una cosa a metà, numero 3, cioè né troppo guidata né troppo libera, perché effettivamente devono usare determinate forme grammaticali. Benissimo. Altro esempio. Cosa fa Barbara dopo la scuola superiore? Osservate e descrivete un'immagine ciascuno per costruire la sua storia. Potete usare le parole in blu. E ogni studente deve commentare, descrivere una delle vignette. Secondo voi? Questa è un'attività tratta da Vie del Corso B1. Siamo nella fase della globalità, a inizio unità. Vi faccio vedere come state votando, forse non l'ho fatto prima, non mi ricordo. Secondo voi, se, siete divisi, è più un 2, molto guidata, è più guidata di quella precedente. Anche se qua non diamo le forme grammaticali, diamo solo delle parole chiave. Però effettivamente non è un'attività che mira alla produzione libera. Ovviamente sono scelte volute a seconda della fase dell'unità in cui ci troviamo. Bene, vediamo un altro esempio. Secondo voi, dove abitano le persone delle foto in basso, queste persone? Confrontatevi con i vostri compagni e motivate le vostre risposte. Questa è un'attività tratta da Vie del Corso A 2. Di nuovo siamo nella fase della globalità. Questa vi sembra, adesso pubblico i risultati, vi sembra un po' più libera di quelle precedenti. Non è libera al 100%. Più avanti vedremo anche altri esempi, spiegheremo un po' meglio. Benissimo, ok. Bene, andiamo avanti. Fermo qua il sondaggio. Scaletta. Prima di parlare di silenzio, ogni tanto vi faccio vedere la scaletta così vi orientate, anch'io non perdo il filo. Anzi, vediamo un po' il silenzio, perché i nostri studenti non parlano. I nostri studenti non parlano per fattori emotivi molto spesso, perché hanno paura di perdere la faccia davanti alla classe, davanti a noi, hanno paura di sbagliare, se devono interpretare, diciamo, un ruolo in un roleplay. Si sentono ridicoli, soprattutto in una certa età o studenti di alcune nazionalità, spesso perché non sanno cosa dire, 46% secondo una ricerca, oppure perché appunto hanno paura di sbagliare, questo succede molto spesso ed è un fattore a cui dobbiamo stare molto molto attenti, perché questo crea disagio ai nostri studenti. Appunto, hanno paura della correzione nostra o cioè da parte nostra o da parte dei compagni, anche di questo parleremo più avanti. Molto spesso i nostri studenti non parlano perché non hanno abbastanza tempo. Sappiamo che ogni studente ha i propri tempi. Posso fare una domanda a uno studente e può rispondere subito, partire con le idee chiare, un altro studente ha bisogno di più tempo. Secondo una ricerca, questo è un dato spaventoso, generalmente a lezione, occupiamo noi insegnanti l'80% del parlato totale. È ovvio che dobbiamo spiegare, dobbiamo presentare, dobbiamo insegnare, però rimane un 20% per i nostri studenti. Allora, molto spesso, non solo durante le attività di produzione orale, molto spesso durante la lezione noi parliamo generalmente molto.
Più noi parliamo e più gli studenti diventano passivi perché stanno ad ascoltare. Più loro diventano passivi, più momenti di silenzio si creano. E poi perché spesso gli insegnanti hanno paura del silenzio, perché il silenzio si interpreta come un piccolo fallimento dell'attività. Quando ci sono momenti di silenzio, quindi io faccio una domanda e nessuno risponde, sento il bisogno di riempire il vuoto come parlando di nuovo io. Quando gli studenti non parlano, cosa facciamo? Passiamo il turno a un altro, spesso diamo noi la risposta, riformuliamo o ripetiamo la domanda, riformuliamo ancora, oppure passiamo la parola, diamo la parola appunto ai più bravi. Vediamo un esempio più concreto. Faccio una domanda a un mio studente, stiamo parlando di lavoro. Che cosa pensi dei medici e del lavoro che fanno? Semplice, però lo studente, questo studente ha bisogno di tempo. Sta pensando, sta mettendo in ordine le sue idee. Io spesso potrei avere paura di questo silenzio, o forse credo che lui non abbia capito, quindi che faccio per aiutarlo? Riformulo la domanda. Nel senso, ti piacerebbe farlo o no e perché per aiutarlo? Però questo vuol dire che lo studente deve ripensare a una nuova risposta e sta pensando, sta rielaborando. Io per facilitarlo cerco di semplificare ancora. È qualcosa che faresti, che hai pensato di fare per aiutarlo a dire qualcosa, per aiutarlo a sbloccarsi. Però così ho cambiato di nuovo i dati e lui sta pensando ex novo. E io insisto. Insomma, conosci qualche medico? Così dice una cosa. Sì, un mio zio fa il chirurgo. E lui sta pensando. E io, pensando di aiutarlo, riformulo. Lo considero un lavoro difficile, interessante, perché? E lui rielabora. E poi lo ammazzo. Chi può rispondere? Chi vuole rispondere? È esagerato, però ovviamente lo faccio per rendere l'idea. Comunque è un dato che il tempo medio per la risposta, 2 secondi. Ovviamente sono alti e bassi, questa è la media. Quindi dobbiamo rispettare i tempi dei nostri studenti, non forzare i nostri studenti. Dobbiamo aiutarli quando si bloccano, cioè mentre loro parlano, o rispondendo a una domanda, o svolgendo un roleplay, dobbiamo aiutarli quando ci guardano così, cercando di che arrivi la parola che gli manca. Allora, ovviamente ogni tanto se hanno bisogno di qualche parola, hanno bisogno di un'espressione per sbloccarsi, lo dobbiamo fare, dobbiamo essere disponibili, cioè a loro disposizione. Però non dobbiamo viziarli, non dobbiamo abituarli. Ogni volta che gli manca la parola, gli manca l'idea che noi saremo lì ad aiutarli, perché nella vita reale non sarà così. Quindi gli dobbiamo insegnare a pescare. Faccio un esempio. Lo studente comincia la sua risposta. Secondo me bisogna scegliere un lavoro interessante, ma anche e lì si blocca. Perché? Cosa vorrà dire secondo voi? Gli manca la parola. Redditizio, proficuo, non lo so. L'errore che ha fatto e che facciamo anche noi nella nostra lingua è che cominciamo spesso una frase senza sapere come la completeremo e arriviamo spesso a un vuoto, ci manca la parola, anche nella nostra lingua. Come facciamo? Come ci comportiamo? Come si comporta lo studente? Possiamo stare lì ad aspettare che ci venga la parola? Impossibile, soprattutto lo studente che parla davanti alla classe e sente la pressione della classe, sente, non vede, l'insegnante che guarda l'orologio, ma vuoi rispondere, con la pressione psicologica è bloccato. L'errore suo è che è andato a sbattersi contro un muro, e questo succede molto spesso. Ecco, questo è il concetto del muro, una metafora che uso spesso con i miei studenti. Non ha senso rimanere là e andare a sbattere continuamente, devi fare un passo indietro e andare ad aggirare il muro. Devi riformulare da solo. Il lavoro che scegliamo ci deve piacere, ma anche permetterci di vivere senza problemi. È qualcosa che fanno tutti i parlanti nella loro lingua o in una lingua straniera. Una tecnica semplicissima,
per aiutarli a sbloccarsi da soli. Scaletta per parlare di argomenti. Prima di parlare degli argomenti, vediamo qualche esempio di tipologie di attività. Lavoro in coppia. Intanto, perché lavorare e parlare in coppia? Prima di tutto perché gli studenti così hanno più tempo. Abbiamo visto che il tempo è un fattore sempre critico e sempre un problema. Hanno più tempo all'interno di una coppia rispetto a quello che hanno all'interno del gruppo e sicuramente più tempo di quello che hanno rispetto alla plenaria. Ok? Hanno più possibilità di parlare. Alternando, variando, cioè da lezione plenaria a attività di gruppo ad attività di coppia, variamo il ritmo, variamo anche la pressione psicologica che esercitiamo ai nostri studenti, si sentono più liberi. E infatti il filtro affettivo nel lavoro di coppia cala. Comunque conviene, come dicevo prima, alternare le varie fasi della lezione, ogni tanto proporre, non alla fine della lezione adesso lavoriamo in coppia, ma ogni tanto spezzare la lezione frontale, se vogliamo, con attività di coppia o di gruppo. All'interno della coppia o del gruppo gli studenti sono più autonomi, si sentono protagonisti, l'autonomia è una grande fonte di motivazione. Però spesso, a volte, gli studenti possono interpretare il lavoro di coppia come un'attività più ansiogena rispetto alla plenaria, alla lezione plenaria, perché ci sono molti studenti che sono abituati a lavorare in maniera, a imparare o a studiare in maniera più passiva. Quindi stanno là, ascoltano secondo i loro ritmi, quando ad un certo punto diciamo, ok, adesso formate delle coppie perché dovete fare questo e questo e questo. Questo lo possono interpretare come qualcosa di stressante. In quel caso dovremmo spiegare loro magari il perché lo facciamo. Non è una perdita di tempo, ma così avrai la possibilità di parlare liberamente, senza la mia presenza. Allora, in coppia si possono fare mille attività, in due o in tre dovete scoprire la regola, dovete lavorare sul lessico, fare un'attività ludica. Adesso ci concentriamo sulle attività di coppia per la produzione orale. Spesso gli esempi più frequenti sono il role taking, una situazione guidata. Per fare un esempio, non ho scelto un esempio tratto da un libro, lo studente deve dire 1, 2, 3, 4 e le deve solo riformulare. È un'attività molto guidata, utile per alcune fasi. 2, role making, quindi una simulazione più aperta, diamo agli studenti la situazione e gli atti comunicativi che devono esercitare, che devono usare. E roleplay è più aperta e più libera come forma di simulazione in cui diamo solo la situazione. Cos'altro possiamo fare in coppia? Delle interviste, spesso chiediamo anche nei nostri libri, alzatevi a intervistare dei compagni, intervistateli allo scopo di trovare una o due persone con queste caratteristiche o che abbia fatto questo o questa esperienza. Come si fa tutto questo online? Questo lo vedremo più avanti. Ok. Vediamo qualche esempio di roleplay. Quello che dovete fare è valutare, apro il roleplay così capite, se l'attività che vedremo rientra, se possiamo svuotare Anna Gallo che mi sente adesso, se possiamo svuotare il sondaggio, grazie. Dovete valutare ogni attività. Se secondo voi è un caso 1, role taking, 2, role making o 3, role play. Guardando il listino e la tabella che segue, traumatizzate un dialogo tra due persone che entrano in un bar e decidono di bere e mangiare qualcosa. È un'attività in coppia, guidata, abbastanza guidata, tratta dal nuovissimo progetto 1. Secondo voi potete votare sotto il video. È un caso 1, 2 o 3? Vediamo. Adesso vi farò vedere come state votando, ma voglio darvi la possibilità di riflettere liberamente.
Adesso vi faccio vedere come state votando. Secondo molti, secondo la maggior parte, in rule making hanno la situazione e hanno anche gli atti comunicativi da usare. Secondo me non è un role taking, perché il role taking è ancora più guidato. Devi dire questo, devi dire questo, devi dire questo. Invece qua gli studenti possono scegliere liberamente cosa vogliono ordinare e come dirlo. Ok? Vediamo un altro esempio. Scusate, voglio dire qualcosa qua, che anche le attività guidate sono molto utili perché danno più sicurezza agli studenti, no? E garantiscono anche la buona riuscita dell'attività quando le indicazioni sono molto chiare. Vediamo un altro esempio. A e B vogliono fare un regalo a un loro amico che ama molto la cultura italiana. A propone di regalargli il numero 1 o 2, questo qua, mentre B il numero 3 o 4. Fate il dialogo dove ognuno spiega le sue preferenze. Alla fine, che cosa gli regalate? Potete votare sotto il video. Questa è un'attività tratta da nuovissimo progetto 1, anche questa. Sono d'accordo con quello che state votando, che adesso vi rivelo. Siamo d'accordo che è un roleplay, è una forma di simulazione più aperta. Hanno la situazione, non gli atti comunicativi. Andiamo avanti, vediamo un altro esempio. Lavorate in coppia, volete far provare ai vostri amici un piatto classico della cucina italiana, le tagliatelle al ragù alla bolognese. Leggete gli ingredienti che dovete comprare e, usando le espressioni dell'attività A4, fate un dialogo al supermercato. Sottolineo, usando le espressioni dell'attività A4. Secondo voi? Non vi faccio vedere ancora. Sono parzialmente d'accordo con quello che state votando, che è questo. C'è chi dice un roleplay. Scusate, c'è chi dice che è un role taking, non è un role taking, nel senso che questi sono solo gli ingredienti che possono usare, non è la descrizione dei passi e delle battute che deve dire lo studente. Secondo me è più un role making, un due e mezzo, perché? Perché qua c'è scritto usando le espressioni che abbiamo appena visto, quindi devono usare determinate espressioni. Ok? Almeno questa è la mia interpretazione. Vediamo un ultimo esempio, penultimo. Fotocopiate la scheda. Questa è un'attività, chiudiamo un attimo il sondaggio bene. È un'attività tratta dalla guida didattica di Via del Corso A2. Fotocopiate la scheda a pagina 169, che è questa. Ritagliate i cartellini e consegnatene uno a ogni studente. I cartellini sono così, per receptionist e per clienti con determinate caratteristiche. Gli studenti con il cartellino celeste sono clienti e gli studenti con il cartellino giallo sono receptionist di un albergo. Nel caso di classi numerose, fotocopiate due volte la scheda. Lo scopo del gioco è che i clienti trovano gli alberghi adatti alle proprie esigenze e che formino le coppie cliente receptionist. I clienti dovranno girare per la classe e richiedere al receptionist tutte le informazioni presenti nel loro cartellino, finché non avranno trovato il receptionist che soddisfa le loro richieste. Una volta che saranno formate le coppie, gli studenti potranno recitare il loro dialogo davanti alla classe. Quindi hanno i receptionist le caratteristiche dell'albergo, spero che sia leggibile, i clienti hanno un bigliettino con le loro richieste. Secondo voi, scusate, secondo voi, possiamo aprire il sondaggio, questo è un role taking, role making o role play? Vi do un attimo di tempo per rifletterci prima di farvi vedere. Vi posso dire che non è un role taking. Il role taking è la forma più guidata. Questo non mi sembra tanto guidato. E quindi vi faccio vedere come state votando.
Questa è una doppia attività. No, apriamo di nuovo, scusate. Questa è una doppia attività. Gli studenti devono prima intervistare, individuare e poi fare anche il roleplay. Questo per me è sicuramente un roleplay, perché nei cartellini hanno delle informazioni, ma non hanno né atti comunicativi, forse qualche parola, certo, qualche parola utile. Mi sembra un'attività molto creativa. Ok, chiudiamo il sondaggio, vediamo un ultimo esempio. Questa è una situazione tratta dalla nuova prova orale 2 che è in uscita. Hai appena comprato un bellissimo maglione molto costoso. Vai a casa e naturalmente lo provi. Ma mentre ti guardi nello specchio, ti rendi conto che ha un piccolo buco. Torni al negozio, spieghi alla commessa la situazione e le chiedi di sostituirti il maglione. I problemi però sono due. Non ce n'è uno della stessa taglia e in assenza della proprietaria lei non ti può dare indietro i tuoi soldi. Inoltre, la commessa non sembra molto convinta che il buco ci fosse fin dall'inizio. Secondo voi è un caso 1, 2 o 3? Qua mi sembra che siamo tutti molto più convinti e sicuri che questo è chiaramente un roleplay. Però notate che le indicazioni sia per lo studente A sia per lo studente B sono molto precise. Però gli studenti devono improvvisare il dialogo. Noi gli descriviamo in maniera dettagliata la situazione, però sono loro che decideranno come si svolgerà la situazione, il dialogo. Benissimo. Andiamo avanti. Come formare coppie e gruppi? Allora, io direi meno è meglio, less is more. Meno siamo e più parliamo. Quindi, non sto parlando di coppie e gruppi per altre attività, per altre abilità. Stiamo parlando sempre in questo contesto della produzione orale. Quindi, in due parlano di più, in tre un po' di meno, in quattro un po' di meno. Preferirei la coppia, magari se lo facciamo svolgere un'attività in tre, la terza persona è anche un garante che tutto si svolga, che il compito venga portato a termine, che si usi solo l'italiano, eccetera. Comunque conviene variare, questo lo sappiamo, non avere le coppie e gruppi fissi, anche perché questo potrebbe essere un fattore di demotivazione, cioè tendono piano piano a non essere ugualmente motivati a fare un'attività, a portarla a termine. Una bella domanda. Coppie omogenee o eterogenee, dello stesso livello o di livello diverso? Molti dicono, e sono d'accordo, che conviene mettere insieme lo studente più bravo con uno più debole, perché il bravo può aiutare quello più debole quando si sblocca, possono imparare l'uno dall'altro. Questo è vero. A meno che lo studente bravo non sia uno studente estroverso, perché dominerà il discorso e farà parlare meno lo studente più debole. Non è tanto un problema mettere due studenti bravi insieme, è più un problema mettere insieme due studenti più deboli, perché potrebbero bloccarsi, uno dei due potrebbe bloccarsi, magari alla fine il compito non viene completato. Chi sceglie? Altra domanda. A chi spetta la scelta? A chi deve formare le coppie? Allora, secondo alcune ricerche, preparando questo webinar, leggevo l'altro ieri anche un articolo, secondo una ricerca, quando è l'insegnante a formare le coppie, il risultato di solito è migliore, cioè la qualità della lingua prodotta è migliore. Viceversa, quando sono gli studenti a scegliere, che comunque ogni tanto possiamo anche provarlo, quando sono loro a scegliere, la qualità della lingua prodotta è inferiore. Se non vogliamo essere sempre noi, a dire tu con lui, tu con lei, eccetera, potremmo lasciare la scelta al caso, tra virgolette, e cioè formare coppie in base all'ultimo numero del cellulare, in base al segno zodiacale, in base al compleanno. Ci sono tante idee, potete cercare in rete.
Un altro fattore è la simpatia, o meglio, l'antipatia. Non ha senso mettere insieme due studenti che non si vogliono bene. Questo creerebbe un inutile disagio, che in fin dei conti la cosa più importante è il benessere degli studenti. Dovrebbero fare l'attività, svolgere l'attività in maniera positiva, e questo dovrebbe essere fonte di piacere, no? Non il contrario. Alla fine del compito possono riferire, riassumere quello che hanno discusso. Spesso gli chiediamo: confrontatevi con le altre coppie, confrontatevi in plenum. Quindi, da una fase di abilità libera all'interno della coppia, passano a una fase di produzione più controllata. Un dettaglio utile è che dobbiamo lasciare creare un po' di spazio tra le coppie, quindi cercare far sì che non ci siano troppe distrazioni, troppi rumori quando svolgono il lavoro di coppia. Andiamo avanti. Di cosa parliamo? Allora, intanto di solito, in più delle volte, dobbiamo discutere dell'argomento che incontriamo nell'unità del manuale che usiamo. Spesso possiamo portare materiale extra, quindi siamo noi a scegliere un argomento su cui parlare, o possiamo avere un libro sulla produzione orale, come la prova orale 2 che vedremo, sfoglieremo un po' alla fine del webinar. Quindi, chi sceglie l'argomento? Anche in questo caso, soprattutto in questo caso, non tanto quello delle coppie, soprattutto in questo caso, ogni tanto dovremo dare la scelta ai nostri studenti. Perché se sono loro a scegliere l'argomento, sono più coinvolti emotivamente, gli fa più piacere scegliere. Però non dare un'ampia scelta, dai, se sentiamo delle idee. Dare una scelta doppia, tra questo e questo, cosa preferite? O tripla, fin lì, direi. Perché? Anche perché ci sono poi alcuni argomenti che sono difficili o addirittura controversi. Quindi non tutti possono, tutte le classi, tutti i gruppi possono parlare di argomenti come l'aborto o le coppie di fatto o la pena di morte, no? Quindi dobbiamo scegliere l'argomento anche in base all'età della nostra classe, dei nostri studenti, alla cultura, alla religione, per non creare disagio, per non dare fastidio, perché questo porterebbe a una chiusura, quindi non parlerebbero che è la cosa peggiore. Quindi alcuni argomenti si possono saltare, o alcune domande si possono saltare, o si possono adattare. Ricordo a una mia studentessa che all'epoca aveva 26-27 anni, non era una ragazzina, e parlavamo di matrimonio, rapporti, eccetera. Per qualche motivo suo, non voleva proprio parlare di matrimonio. Non aveva senso né pressarla, né cercare di capire il perché, perché si sentiva così. Ho adattato la domanda, ho saltato la domanda, l'ho fatta a un altro compagno, è definita là. È inutile mettere a disagio i nostri studenti, imporre le domande, no? Quindi, ogni tanto possiamo anche chiedere ai nostri studenti: alla prossima lezione vi piacerebbe parlare di questo? Così possono anche preparare l'argomento in base al materiale che gli possiamo dare. Altro punto dolente, la correzione. Intanto dobbiamo fare una distinzione tra sbaglio, che è momentaneo, ed errore, che è più sistematico. Dobbiamo correggere durante la produzione orale o no? Nella fase della globalità, direi di evitare ogni correzione. È la fase iniziale di un argomento, di un'unità in cui dovrebbero sentirsi liberi di esprimersi liberamente. In attività orali che mirano all'accuratezza, ovviamente dobbiamo dare la risposta giusta, la risposta corretta. In attività che mirano a una comunicazione più fluente, non durante, io direi neanche dopo, subito dopo, ma in un secondo momento, non appena finisce l'attività. Comunque gli errori sistematici non vanno ignorati, non si devono sottovalutare. Sono opportunità che abbiamo per aiutare i nostri studenti a migliorare, soprattutto se sono errori che si ripetono. Perché se noi non interveniamo, l'errore si fossilizza.
Una cosa che possiamo spesso fare è ripetere passivamente la forma corretta. Faccio un esempio. Uno studente mentre parla dice: "Non riesco a fare le cose che voglio". Una cosa che possiamo fare ogni tanto è ripetere: "Perché non riesco a fare le cose che vuoi?", senza sottolineare troppo l'errore. Questo perché lo studente che parla in quel momento non si rende conto della ripetizione, perché è tutto concentrato a formulare la risposta, a esprimere le proprie idee. Però se gli altri studenti notano l'errore e notano che io non intervengo, potrebbero anche dire: "Ah, allora si dice anche così". Ogni tanto quindi posso ripetere passivamente, non sempre perché non posso diventare l'eco dei miei studenti, ripetere tutto, però in caso di errori proprio gravi, piuttosto che reagire o correggere i miei studenti, posso cercare di ripetere. Prendere appunti mentre loro parlano? Io direi di no. Non so se tutti siamo d'accordo. Secondo me, se i nostri studenti mi vedono prendere appunti mentre parlano, sanno cosa sto cercando. Sto cercando l'errore. E se intervengo subito dopo, sono ormai convinti. Posso allenarmi a prendere appunti a livello mentale. Non è facile, lo so, però soprattutto in caso di errori sistematici posso creare un piccolo elenco, ripeto, mentale e intervenire in un secondo momento, non dicendo: "Ieri avete sbagliato questo, uno di voi ha sbagliato questo", ma se vedo che è un errore che viene ripetuto, dopo una lezione, dopo due lezioni, faccio un'attività di rinforzo, sperando che piano piano capiranno, che è un errore che si ripete. Più avanti vi propongo anche un'altra attività. Siamo? Valutazione. Prima di parlare di valutazione, vediamo un'altra tipologia, un altro materiale su cui possiamo parlare, che sono le immagini, i grafici. Sapete che le immagini, io lo ripeto molto spesso, sono molto potenti a livello motivazionale, a livello cognitivo, a livello del coinvolgimento emotivo dei nostri studenti. Perché? Perché l'immagine crea un contesto, automaticamente crea un contesto, facilita la comprensione motiva, facilita la produzione orale. Comunica più informazioni, molte più informazioni rispetto alla lingua scritta, crea emozioni più forti, più immediate. Lo diciamo spesso, lo ripetiamo: le emozioni sono la chiave per il cuore e per il cervello dei nostri studenti. Crea anche varietà. Possiamo rispondere, possiamo svolgere un roleplay, possiamo rispondere a delle domande, commentare un testo. Le immagini sono un altro codice, sono un altro tipo di materiale. E attivano l'emisfero destro, quello della globalità, quello visuale. Sappiamo che il 90% delle informazioni che arrivano al cervello passano attraverso la vista, attraverso canali non testuali. Sono anche più vicini, le immagini soprattutto, più vicine alla comunicazione naturale. Ora, un'immagine si può descrivere, si può commentare, possiamo fare tante cose. Possiamo fare delle ipotesi, una tecnica molto semplice per elicitare idee, per attivare il lessico passivo, è chiedere ai nostri studenti la prima parola che gli viene in mente. Ed è quello che chiedo a voi davanti a questa immagine. A cosa vi fa pensare questa foto? Scrivete sotto il video una parola chiave: virus, epidemia, causa, coronavirus. Ok, piazza, dice qualcuno. No, non posso leggere tutto perché sono tante le risposte. Siete in tante, adesso vedo i numeri, siete in tantissimi anche oggi. Ieri eravamo quasi 1.000 persone, ieri, oggi siamo vicini. Mascherina, quarantena. Ora, riflettete un attimo su questo. Se io vi facessi la stessa domanda 3 mesi fa, avreste risposto in maniera del tutto diversa. Adesso siamo tutti purtroppo sintonizzati in questa brutta crisi che speriamo finisca presto. Avete visto? Qualcuno scrive inquinamento,
quarantena, eccetera, eccetera. Benissimo. Vediamo un'altra immagine. Sono foto, chiudiamo un po' il sondaggio. Sono foto tratte dalla nuova prova orale 2. Ovviamente sono foto scelte molto attentamente, in modo che facciano da stimolo, devono essere foto stimolanti. Vediamo un altro esempio. A cosa, anzi, in questo caso vi chiederei di indovinare l'argomento. Qual è l'argomento, secondo voi? Potete rispondere. Leggete scusate. Schermi, cartoni animati, amicizia, infanzia, bambini, solitudine. Riuscite a leggere anche voi quello che scrivono i colleghi? Bambini e TV, passatempi infantili, bambini lasciati davanti alla TV, dipendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Le risposte arrivano a cascata, non ha senso neanche provare a leggerle, però riuscite a leggerle. Non tutti interpretano la foto nello stesso modo, però è una bella tecnica in un gruppo di 10 studenti in classe fare un brainstorming di questo tipo, prima ancora di fare delle domande sulla situazione. Vediamo un altro esempio. Qual è la prima parola chiave che vi viene, la prima parola che vi viene in mente quando vedete questa immagine? Umanità, razzismo, manifestazione, sfruttamento, immigrazione, diritti, solidarietà, ingiustizia, eccetera, eccetera. Benissimo. Quindi le immagini devono suscitare emozioni, devono essere scelte bene. Uguaglianza, eccetera. Ultima foto. Parola chiave, la prima parola che vi viene in mente? Amici, vecchiaia, terza età, anziani, case di riposo, passatempo, gioia, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, vi fermo qua, così invece di scrivere vi concentrate su quello che diciamo. Ovviamente qua possiamo chiedere, ma chi sono? Cosa facevano prima di questa istantanea, cosa faranno dopo di questo istante, cosa faranno dopo, no? Il rapporto che hanno, eccetera, eccetera. Vediamo anche un grafico tratto dalla prova orale 2. I grafici sono, e le infografiche, in questo caso veramente più un'infografica, sono una forma moderna di comunicazione, sono molto immediate, comunicano molte informazioni. Gli studenti devono capire, interpretare, cioè le informazioni, spiegarle eventualmente a un compagno e poi commentarle insieme. Quindi sia le foto sia i grafici possono stimolare una discussione, permettere agli studenti di trarre delle idee. Questa infografica veramente l'ho tagliata a metà per farla entrare, per renderla più leggibile. Comunicano tante informazioni in maniera molto molto immediata. Andiamo avanti. Valutazione e feedback. Dobbiamo fornire feedback, valutare i nostri studenti? Secondo me sì, nel senso che hanno bisogno di qualche parola oltre un bene, andiamo avanti. Ovviamente deve essere una valutazione informale, stiamo parlando di lezione, non degli esami. Possiamo valutare o commentare la loro partecipazione, il lessico che hanno usato, le funzioni che hanno usato, ad esempio ieri o poco fa durante la discussione avete usato bene le espressioni per intervenire, per prendere la parola, per cambiare discorso, per convincere. Quello che non dovremmo valutare mai è le idee che esprimono. Ci sono dei limiti che vedremo più avanti, però dovrebbero sentirsi liberi di esprimere quello che vogliono. Dettagli. Qua ho raccolto alcuni dettagli e alcuni, alcuni punti sparsi che non riuscivo, alcuni consigli che non riuscivo a mettere sotto una categoria, ma secondo me sono interessanti. Ovviamente il linguaggio del corpo. Sia che siamo seduti attorno ai banchi, attorno a un tavolo a discutere, sia che io stia
in piedi, non posso fissare i miei studenti perché li esercito pressione psicologica. Non posso stare in piedi davanti a uno studente troppo vicino e guardarlo con ansia perché gli creo più pressione psicologica. Devo guardarlo ovviamente come in una discussione con amici, mostrando interesse, scuotendo la testa, con le mani, gli posso dire bene, vai avanti, ok, però la posizione del corpo è molto importante e può o bloccare o incoraggiare i miei studenti. Lo stesso vale anche nella didattica a distanza. Se lo studente si rende conto che lo sto fissando, questo potrebbe bloccarlo. Dovremmo aiutare i nostri studenti a diventare ascoltatori attivi. Devono ascoltare bene per poter intervenire, per poter commentare. Quindi ogni tanto, sia in aula sia nella didattica a distanza, dovremo, una volta che chi parla ha completato, ha finito il suo discorso, dovremo dire a un altro studente: sei d'accordo? Vuoi commentare qualcosa? Che ne pensi di quello che ha detto? Così li alleniamo a stare attenti, non a stare passivi mentre qualcuno parla. Un'idea, vecchia, non nuova, era quella di registrare gli studenti. In passato l'avevo provato più volte. Oggi è molto più facile con il cellulare in mano, tutti hanno il cellulare, o stando a casa nella didattica a distanza o a lezione, potremmo chiedergli se vogliono, registrati e ascolta quello che hai detto da solo, non in pubblico. Perché così hanno la possibilità, mentre lo studente in classe parla, è così concentrato su quello che deve dire che spesso, molto spesso, non si rende conto di quello che dice, se ha usato quella parola al posto di quell'altra o se eventualmente ha commesso qualche errore. Registrandosi può da solo riascoltare se stesso, però dobbiamo chiarire, non per cercare gli errori che ha fatto, perché così comunichiamo, passiamo, secondo me, il messaggio sbagliato, che è la correzione la cosa che vale di più. Però, registrandosi, hanno la possibilità di migliorare da soli. Non è consigliabile ai primi livelli, direi dopo un livello intermedio potrebbero anche farlo se non gli dà fastidio. Domande facili e difficili. Conviene, se vogliamo sbloccare uno studente più debole, fargli le domande più facili, di solito. Le prime domande o alcune domande sono meno complicate, sono meno impegnative a livello cognitivo, conviene queste farle agli studenti più deboli. Però non sempre, perché piano piano lo studente si rende conto del meccanismo e diciamo può diventare ancora più passivo. Un'altra idea potrebbe essere invertire i ruoli. Ad esempio, lo studente un po' più anziano potrebbe interpretare il ruolo del figlio, o addirittura il maschio interpretare un ruolo femminile in roleplay, sempre anche in un'area più leggera, un'attività più divertente. Questo perché? Non solo per divertirsi, ma perché così facendo, in un ruolo non diciamo quello che si aspettano, gli studenti non pensano tanto a esprimere il loro punto di vista, il proprio punto di vista, ma pensano più alla lingua, a come formulare le frasi, a come portare a termine il compito che gli abbiamo assegnato. È un'idea da provare, secondo me, anche per variare. Un'attività che, secondo me, sottovalutiamo è la lettura ad alta voce. Possiamo chiedere, direte, che c'entra con la produzione orale? Ok. Possiamo chiedere ai nostri studenti di leggere ad alta voce un dialogo, in due o in tre, o di recitare un dialogo leggendolo. Questo perché si abituano a sentire la loro voce, migliorano la loro intonazione, hanno più tempo, dedicano più tempo al parlato, aumenta il parlato dei nostri studenti. Prendono più confidenza, diventano più sicuri piano piano e leggendo ad alta voce esercitano lo stesso meccanismo, la bocca, che usano mentre parlano, no?
sicuramente consigliabile ai primi livelli, io lo consiglio anche a un livello intermedio e credo che sia pure una cosa, poi un'attività a basso impegno cognitivo e può essere anche divertente se devono recitare. Torniamo alla nostra scaletta. Prima di parlare della gestione della classe, vediamo le attività di problem solving e di vuoto di informazioni. Sono attività molto creative, un po' più impegnative, non passive, in cui gli studenti, ogni studente ha informazioni diverse, lo studente A non sa, non conosce le informazioni del B e viceversa, e devono creare una situazione, un dialogo, uno scambio per portare a termine un compito. Ci possono essere attività di problem solving e vuoto di informazioni per il lessico, per la grammatica, attività ludiche. In questo caso ho scelto un paio di attività che mirano alla produzione orale, che noi, come forse sapete, proponiamo fin dal livello A1. In via del corso c'è un'appendice, già dall'A1, devo dire modestamente che siamo fieri di questa attività perché sono veramente efficaci e divertenti, molto motivanti. Vediamo un esempio. Ok, sei uno studente di italiano che sta cercando un insegnante per fare lezioni private. Questa è un'attività tratta da Via del Corso B1. Un tuo amico ti ha dato il contatto di un suo vecchio insegnante, che è B. Gli telefoni per chiedere informazioni. Gli devi fare queste domande nell'ordine che preferisci. Dove possiamo fare lezione, quando, quanto dura, quante ore, quali libri, eccetera. Studente B. Che è questo? Tu sei l'insegnante. Ti telefona uno studente che vorrebbe fare lezioni con te. Deve rispondere alle sue domande, se necessario, usa la fantasia. Poi, per capire meglio le necessità del tuo futuro studente, devi anche tu chiedere queste informazioni, se conosce altre lingue, da quanto tempo studia, che libri ha usato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, un'attività guidata nel senso dettagliata, precisa, ma è molto creativa e molto motivante. Gli diamo tutte le informazioni, però è un roleplay libero, devono loro improvvisare tutto il dialogo e viene fuori una cosa molto divertente, ma soprattutto parlano in maniera libera. Vediamo un altro esempio tratto da, non mi ricordo, anche questo da Via del Corso B1. Vuoi preparare la parmigiana di melanzane? Prendi la ricetta che un cuoco italiano ha dato a te e a un tuo amico, che è B, durante una vostra vacanza in Italia. Quindi due amici, una coppia, hanno fatto una vacanza in Italia, magari hanno seguito un corso di cucina e hanno preso appunti e hanno trascritto una ricetta, tutti e due. Però tu non riesci a leggere tutto il testo, così telefoni a B. Insieme cercate di ricostruire la ricetta, ingredienti, quantità, eccetera, usando le espressioni a destra. E lo studente A ha questa ricetta, questa. Lo studente B ha una versione diversa, che è questa. Vedete, le macchie sono a un posto diverso. Qua è strappato, eccetera, eccetera. Qua ovviamente parliamo di nuovo di abilità integrate, devono leggere, vedete che anche la grafia è diversa, il carattere è diverso, ognuno ha informazioni diverse, devono risolvere questo problema, problem solving, e svolgere questo roleplay. Bene, gestire la classe. Abbiamo già parlato di come formare le coppie, come scegliere gli argomenti. Spesso abbiamo bisogno di un codice di comportamento. Ci sono cose che sono accettate e altre che non possono essere accettate. Ad esempio, per favore, ragazzi, non potete usare una lingua aggressiva. Possiamo discutere
magari anche in maniera animata, possiamo non essere d'accordo, anzi, spesso ci può essere un disaccordo nella situazione o in un dibattito, mai una lingua aggressiva. Non potete interrompere nessuno in maniera scortese, anzi, sarebbe meglio non interrompere proprio, ma sicuramente fatelo con molta cautela in maniera cortese. Non potete esprimere in questa classe, come non potete fare commenti sessisti, omofobici o razzisti. Se avete queste idee, esprimetele in altra sede. E per favore, non potete correggere i compagni mentre parlano. Ogni persona che parla dovrebbe sapere che ha un po' di tempo, un po' di tranquillità per esprimere, per mettere insieme le proprie idee. Nessuno lo correggerà, nessuno lo criticherà. Tutti potete, avete l'opportunità di esprimere, condividere le vostre idee e tutti dovete rispettare le opinioni altrui. Siamo una squadra, siamo dei compagni, dobbiamo parlare in maniera, tra virgolette, civile. Scusate, volevo aggiungere qualcosa. Queste regole sono molto importanti per un buon clima, che è una cosa molto importante durante la produzione orale, ma in generale. Il nostro ruolo. Qua facciamo un altro piccolo sondaggio, un'altra piccola riflessione insieme. Datemi un secondo. Eccoci qua. Allora, che cosa considerate più importante? Prima vi faccio vedere, poi vi faccio votare. A. Creare un'atmosfera adatta. Qual è il nostro ruolo? A. B. Spiegare bene ciò che bisogna fare. C. Stare in disparte. D. Essere a disposizione degli studenti. E. Non commentare l'attività orale e passare ad altro. Secondo voi, quale di questi è più importante? Potete scegliere più di una affermazione. Non vi faccio vedere ancora cosa state scegliendo. Non ci sono affermazioni giuste o sbagliate. Io sono, ad esempio, d'accordo con alcune di queste, non con tutte. Anzi, sinceramente, io sono d'accordo un po' con tutto, però questa è una cosa personale. Ecco come state votando. Potete votare, potete scegliere più di un'affermazione. Voi state scegliendo la cosa più importante, quindi meglio una che di più. La maggior parte è d'accordo, considera più importante la prima frase, creare un'atmosfera adatta. E poi spiegare bene ciò che bisogna fare. Ok, nessuno considera più importante l'affermazione E. Benissimo. Vi fermo qua. Con poche parole, in poche parole, il nostro ruolo è quello che ripetiamo molto spesso. Dobbiamo essere registi e sceneggiatori, dobbiamo creare le condizioni giuste, spiegarle bene e poi stare in secondo piano. Dobbiamo essere presenti, assenti, presenti nel senso a disposizione sempre dei nostri studenti per risolvere un problema, se non hanno capito, per fornire aiuto, non troppo, come abbiamo detto, però dobbiamo cedere, dobbiamo dare a loro quanto più tempo possibile per parlare. In questo caso stiamo parlando della produzione orale, non della lezione in particolare. E poi dobbiamo comunque monitorare, accertarsi che parlino in italiano, soprattutto gli studenti più deboli, che riescano a portare a termine il compito, ascoltare attivamente quello che dicono per un intervento in un secondo, in un terzo momento, però stare un po' in disparte. Ricordo l'80% del parlato durante la lezione è occupato dall'insegnante. Torniamo alla nostra scaletta. Prima di parlare della didattica a distanza e della prova orale che sfoglieremo, vediamo un esempio di attività che mira allo sviluppo dell'abilità di fare monologo, che è un'abilità reale, presente
utile nella vita reale, ma anche alle certificazioni. Vediamo un esempio tratto da nuovissimo progetto Italiano 3 che è in preparazione. Sviluppate l'argomento del testo sotto, producendo un monologo espositivo argomentativo. Era il lontano 1997 quando in Italia, per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, è stata introdotta la strategia nota come 5R: riduzione, riuso, riciclo, raccolta e recupero. Oggi più che mai si dovrebbero diffondere sempre più a partire dalle nuove generazioni questi concetti applicati in particolare alla gestione integrata dei rifiuti, fondamentale insieme ad altri fattori a garantire un'adeguata sostenibilità ambientale. Quindi gli studenti devono sviluppare, devono produrre monologo, però gli diamo anche alcune indicazioni. Per sviluppare il monologo potete seguire questa scaletta. Riferite l'argomento, esponete brevemente il contenuto, citate quali soluzioni vengono proposte, spiegate se siete d'accordo con le affermazioni, dite se qualcuna di queste misure esistono nel vostro paese, quindi cerchiamo di preparare gli studenti a fare questo o altri monologhi anche su altri argomenti. Ripeto, questo è tratto da Novissimo Progetto 3. La prova orale 2. La prova orale 2 è in preparazione, uscirà a giugno, fine giugno. Abbiamo già messo online uno specimen, alla fine vi daremo anche il link. Abbiamo messo online ben 9 unità più altre pagine, così potete sperimentarla, usarla anche a distanza. Vediamo un esempio, un po' la struttura in breve. Ok, spero che sia leggibile. Abbiamo 45 unità tematiche come questa. Vedete la foto che abbiamo visto prima. Ingrandisco un po', zoomo, così spero risulti leggibile. Per ogni argomento diamo il lessico di base, il lessico utile. Uno, per aiutare gli studenti a prepararsi. Due, perché secondo noi è importante che gli studenti abbiano il lessico davanti. Questo li aiuta a sbloccarsi nel momento in cui gli manca la parola, il vuoto di cui parlavamo prima. Perché non è un esame, è una lezione. È importante la qualità, ma anche la quantità di lingua prodotta. Così facendo, li aiutiamo a produrre in maniera più libera. Poi vediamo un po', la struttura di ogni unità tematica. Osserva le due foto che rappresentano due volti di Milano. Ok? Quindi una prima, introduzione. Descrivile insieme a un compagno e mettetele a confronto. Quindi partiamo dall'immagine. Poi domande: quali sono le principali cause? C'è chi sostiene, eccetera, eccetera. Confrontati con un compagno. Poi leggi il primo testo e riassumilo oralmente. Per ogni unità ci sono due testi di solito, o un grafico, due testi e più un grafico. Quindi, dopo alcune domande, cosa facciamo? Ricorriamo al testo per rinnovare la discussione, per introdurre nuovo lessico, nuove idee, commentarle, riassumere, eccetera. Puoi preparare una scaletta con i punti che ritieni più importanti. Poi ritorniamo con alcune domande su questo mini argomento, su questo aspetto del tema di cui stiamo parlando. Adesso mi sono reso conto che avevo la cuffia qua. Nessuno me l'ha detto che non serve a niente, perché ascoltavo la musica all'inizio per tirarmi su. Altre domande sull'argomento. Poi, per innovare la discussione, un altro testo ancora. A fine unità, un compito: devo lasciare un biglietto a mio nipote. Questo è quanto ha scritto il poeta Andrea Zanzotto a suo. Al suo nipote. E qua questo è un misto, è un compito che gli studenti devono portare a termine insieme. A volte è un dibattito che devono fare, un role play o un task che devono fare a completamento, come riepilogo di questa unità tematica. Poi
Oltre alle unità tematiche, abbiamo le situazioni di cui abbiamo visto un po' un esempio prima, e inoltre abbiamo delle massime ed espressioni che devono commentare su alcuni argomenti, nella tipologia 105. Infine, a fine volume, abbiamo un glossario, le parole che diamo all'interno di ogni unità, qua vengono spiegate in italiano ovviamente, ovviamente siamo a un livello C2, B2 e C2, così permettiamo agli studenti di preparare l'argomento. E questo è quanto riguardo alla prova orale 2. Torniamo alla nostra scaletta per parlare di didattica a distanza, dell'orale a distanza. Anche qua vorrei sentire un po' il vostro parere. Scusate, siamo qua. Adesso torna, dovrebbe essere visibile. Siamo qua. Secondo voi, parlare in classe è più difficile, parlare è più difficile in classe o a distanza? Sotto il video c'è un'altra domanda a cui potete rispondere. I vostri studenti parlano più facilmente online o in aula? Dal vivo o a distanza? Adesso vi farò vedere come state rispondendo. La maggior parte di voi dice che in aula parlano più liberamente. Ok. Non c'è una netta differenza, però sì. Ok. Chiudiamo qua questo sondaggio. Forse, almeno così mi risulta parlando anche con alcuni, dalla mia esperienza, parlando anche con alcuni colleghi, a distanza possono essere addirittura anche più sicuri a volte, vedremo in quali casi, nel senso che non sentono tanto forte il filtro, la pressione psicologica che la classe esercita quando uno studente sta parlando. Online ci sono meno interruzioni, c'è cioè più rispetto del tempo di chi sta parlando, ci sono meno interruzioni anche perché possiamo spegnere il microfono. Se usiamo Skype, possiamo chiedere a chi non parla di spegnere il suo microfono, così evitiamo interruzioni, rumori, eccetera, che possono distrarre chi sta parlando. Se usiamo altre piattaforme tipo Zoom, WebEx, eccetera, possiamo spegnere noi, silenziare noi il microfono, quindi chi parla sa che nessuno lo può interrompere. Scusate, siamo qua. Comunque sia, nella lezione a distanza, gli studenti possono diventare più passivi. Se facciamo parlare uno studente, magari gli altri stanno ad ascoltare. Diventano più passivi. Dovremmo cercare, come consigliavo prima per la lezione in aula, cercare di coinvolgere gli studenti facendo delle domande. Cioè, una volta che lo studente che parla ha completato, chiedere se è d'accordo, vuoi commentare, cosa ne pensi, accendendo ovviamente il suo microfono. A distanza possiamo lavorare in maniera sincrona e asincrona. Sincrona dal vivo, quando siamo tutti insieme, asincrona possono, in maniera sincrona, quando sono a casa, possono preparare i testi su cui discutere, possono preparare il lessico. Possono anche, scusate, possiamo discutere tutti insieme, fare un dibattito tutti insieme, oppure una coppia può svolgere un roleplay davanti a tutti, oppure anche in asincrono. Possiamo dire, ragazzi, per non perdere tempo, per organizzare meglio la lezione, per dare a tutti la possibilità di parlare, prendetevi appuntamento dopo la lezione, quando volete voi, e svolgete questo roleplay. Alla prossima lezione dovete riferire un po'
risultato del vostro dibattito. Possiamo, come ho detto, silenziare il microfono se lo facciamo in classe, far parlare, permettere solo alla persona che parla di avere il microfono acceso, con webcam o senza webcam. Insegniamo a distanza con le webcam accese o spente. Il più delle volte siamo tutti collegati, tutti con le webcam, ci guardiamo negli occhi, questo favorisce, permette una maggiore partecipazione a livello emotivo e affettivo, sicuramente molto meglio. Se ci rendiamo conto che ci sono problemi di audio, meglio spegnere per un po' le webcam e fare, tranne quella dell'insegnante, così abbiamo una maggiore qualità, una migliore qualità di audio, però potrebbe essere un'idea svolgere una discussione o meglio ancora un roleplay senza webcam. Lo studente A e lo studente B parlano senza vedersi, è come una telefonata, è veramente un'attività molto interessante da sperimentare. Gli studenti non possono percepire le reazioni del compagno. Quindi è un'abilità che comunque devono esercitare, perché nella vita reale serve. Ma comunque, inoltre, molte piattaforme come Zoom, WebEx e Microsoft Teams permettono, danno la possibilità di creare delle mini aule, che chiamano breakout rooms, in cui gli studenti possono isolarsi, appartarsi e fare dei roleplay o dei compiti in due o in tre o in quattro, per poi tornare tutti in plenaria e fare un, diciamo, follow-up di quello che hanno discusso. Gli studenti sono isolati, gli altri studenti non possono ovviamente ascoltarli, l'insegnante può intervenire, soprattutto se gli studenti nel room, nel breakout room, lo chiamano, hanno bisogno di aiuto, lo studente può entrare per ascoltare, per monitorare. Si fa un lavoro isolato e poi torniamo tutti insieme. Stiamo andando verso la conclusione. Facciamo il punto. Vorrei chiedervi di scrivere sotto il video una cosa che avete trovato interessante. Possibilmente non degli ultimi 2-3 minuti, perché si tende a ricordare la cosa più recente. C'è chi scrive tutto, tutto non può essere, non, la cosa più interessante allora che avete sentito. Questo per due cose, per due ragioni. Uno, perché mi permette di valutare cosa avete trovato interessante, capire e imparare. Secondo, perché vi permette di fare una prima rielaborazione dei contenuti del workshop. Questo a livello cognitivo è molto importante. Non vi faccio vedere cosa rispondono i colleghi. Vi do un attimo di tempo. È interessante quanto state scrivendo. Ok. Vi fermo qua perché adesso comunque c'è la scheda di valutazione del feedback di questo webinar. Dopo il feedback torneremo con le vostre domande, quindi adesso nei prossimi 3-4 minuti potete mandarci ulteriori domande e alla fine vi daremo tutte le informazioni riguardo ad attestati di partecipazione, alle diapositive del PowerPoint e anche alla registrazione di questo webinar. Quindi adesso vi lascio un attimo da soli, spengo il mio microfono e avete il tempo per rispondere.
sole, devi smettere. So che non è molto bello parlare sulla canzone e che devo fermare la canzone per tornare a rispondere alle vostre domande, che sono tante. Allora, provo a rispondere. Allora, consigli per attività a distanza per la produzione orale livello A1 o A2. Per la produzione orale livello A1 A2. Credo che abbiamo già fatto vedere degli esempi anche di livelli bassi, tutte le attività che abbiamo fatto vedere, o domande, o roleplay, o attività di confronto di informazione, eccetera, si possono benissimo svolgere a distanza. Ci sono varie modalità, le abbiamo spiegate, forse questa è una domanda prima che noi spiegassimo. È arrivata prima, cioè possono parlare tutti davanti al resto della classe se non abbiamo altra possibilità, lavorando con Skype, ad esempio, che va benissimo. In quel caso gli possiamo dire fate anche un roleplay in un secondo momento. Possiamo usare le breakout rooms. Tutto quello che abbiamo visto si può benissimo applicare anche a livello A1, A2 col materiale giusto. Come affrontiamo i sapientoni? Anche quando non rispettano le regole gestire la classe. È un problema che si affronta molto spesso. Purtroppo il buon senso a volte si deve insegnare. Non vedo altra soluzione che uno, rispondere a tutti il perché bisogna rispettare i compagni, ma poi anche parlare con ogni persona a livello personale, a livello singolarmente, spiegare. Guarda, se vuoi che gli altri ti rispettino, devi anche tu rispettare i compagni. Non so cos'altro dire. Dobbiamo essere chiari, ragazzi, facciamo così e così per questo motivo. Se vogliamo essere ancora più pratici, ancora più parlare ancora in maniera più chiara, tutti partecipate a questo corso, tutti avete pagato per partecipare a questo corso, nessuno può. Diciamo, ognuno deve rispettare il tempo che spetta ai compagni, no? Domanda sulla gestione della classe. Come mettere in chiaro le regole date all'inizio del corso, prima di un'attività specifica, dopo che si verifica una situazione spiacevole? Se si verifica la situazione spiacevole è un po' tardi. Io direi subito, se siete d'accordo con le regole che ho fatto vedere o altre regole formulate in maniera diversa, dite agli studenti, ragazzi, in questa classe si lavora così. Tutto qua. Secondo me, se gli spieghiamo il perché delle regole, per non perdere tempo durante il corso a spiegare se non vogliamo rovinare il clima tra di noi, ecco le regole da rispettare, subito. La nuova prova orale 2 sarà disponibile anche in versione digitale? Sì, appena uscirà a giugno. Ci sarà anche l'ebook perché è un libro che si presta. In un corso di 4 ore settimanali, come gestire tutte queste task? La prova orale sembra magnifico, grazie anche da parte mia e da parte del coautore, parlo di Francesco, della nuova prova orale, ma credo che ci vorrebbero 4 ore intere per una singola attività. Come gestire tutto? Non vedo il problema, nessuno dice che questa unità tematica vada svolta all'interno di una lezione. Tant'è vero, come abbiamo visto,
che ogni unità tematica della prova orale è spezzata in tre o quattro parti. È lo stesso argomento, ma ci sono vari aspetti di questo argomento. Possiamo usare la prova orale per 10, 15, 20, 30 minuti consecutivi e poi riprendere. Non bisogna esaurire tutto l'argomento in una lezione. Diciamo, uno dei punti forti del libro è che la discussione si rinnova, perché parlare della stessa cosa per 30 minuti stanca ed emotiva. È così strutturato il libro per dare la possibilità di rinnovare la discussione fornendo nuove informazioni e commentando altri aspetti. Attività di mediazione intralinguistica, monologhi in coppia, in inglese c'è, nel work experience italiano ancora non c'è molto poco. Mediazione intralinguistica, quindi usando due lingue, non so questo a quanti possa interessare, è un caso un po' particolare, devo dire, non sono il massimo esperto su questo tema, quindi eviterei di dare anche il consiglio. Diciamo non più adatto. Disponibilità dei vostri testi in versione digitale? Sì, grazie anche del complimento. Ho una domanda per il relatore. Nelle breakout rooms, per gli studenti, se gli studenti non chiedono aiuto, è meglio lasciarli lavorare da soli o entrare a ascoltare? Questo dipende dal gruppo che avete, dal livello che hanno. Se non entriamo mai nelle breakout rooms, è possibile che gli studenti possano parlare di altro, possono parlare nella loro lingua madre. Io direi ogni tanto entrare per ascoltare, ma non per dire che state facendo. Ma avete capito? Avete bisogno d'aiuto? Chi sta facendo questo? Non chiaramente per controllare, ma neanche lasciarli proprio incontrollati. Però dipende, ripeto, dagli studenti. Ho una domanda, sì. Quando uscirà la nuova prova Role 2? Abbiamo risposto. Come correggere efficacemente l'errore nella produzione orale finalizzata al superamento della prova orale di un esame di certificazione? Bella domanda. Ci sono classi che si preparano a una certificazione. Quindi là diciamo che è più importante correggere l'errore. È vero, la certificazione e gli esami sono una forte motivazione, ma secondo me è molto più importante, molto più forte la motivazione del piacere della lezione. Se noi tendiamo a correggere di più perché i nostri studenti si preparano a un esame, secondo me rischiamo di perdere la motivazione iniziale, che è la cosa più importante. Secondo me, ripeto, meglio non correggere, sicuramente meglio non correggere subito, ma in un secondo momento. Oso dire mai durante la conversazione, perché anche se questo le aiuterà a commettere meno errori durante gli esami, creerà altre barriere psicologiche, anche perché in una classe magari non tutti si preparano. È più importante dargli la possibilità di esprimersi liberamente, senza interruzioni linguistiche da parte nostra. Poi all'esame arriveranno, saranno più sciolti, più spontanei, faranno pure qualche errore. Poi sappiamo che le certificazioni, nessuno, gli intervistatori non intervengono, non commentano errori, non correggono. Okay? Quindi la cosa più importante è discutere in maniera libera e spontanea. Che tipo di attività proporre? Che tipo delle attività proposte sono più adatte in un'aula di conversazione one-to-one? Tutto. Domande? Le domande, certo, non ci possiamo solo a domande one-to-one, possono essere anche demotivanti dopo un certo punto, possono essere addirittura ansiogene, che poi è una forma di comunicazione meno vicina alla comunicazione reale. Non posso solo chiedere senza partecipare. Quindi, imbocchiamoci le maniche, facciamo dei roleplay noi con i nostri studenti. Loro interpretano un ruolo, noi un altro. Ci sono varie modalità, addirittura attività di problem solving insieme. Creiamo
la situazione insieme, non possiamo lasciare solo che parlino gli studenti. È vero che ho detto prima che noi occupiamo l'80% degli studenti, del tempo parlato, però in una lezione one-to-one dobbiamo creare situazioni comunicative in cui tutti e due parlano, ok? Perché sono situazioni più vicine alla lingua reale. Ok, credo che abbiamo completato con le vostre domande, col feedback abbiamo completato. Chiudo prima dei saluti e delle ultime informazioni, con un motto che mi piace molto, forse lo sapete. Dimmi e dimentico, spiegami e ricordo, fammi fare e imparo. In questo caso fammi parlare e imparo, perché gli studenti parlando sperimentano le cose che abbiamo visto a lezione, le rendono da passive ad attive. Questo è un detto di Sunzi, terzo secolo avanti Cristo. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione massiccia ieri e oggi. In tutto siete stati tantissimi. Grazie ai miei collaboratori, alle mie collaboratrici, Anna Gallo e Sonia Manfreccola che hanno risposto alle vostre domande, a Elena Vianello e Silvana Piamatei che hanno gestito la parte tecnica. Da parte mia, saluti, spero di rivedervi presto. Vi faccio vedere i nostri prossimi webinar. Vi aspettiamo ai prossimi webinar. Sotto il video vedete il link per l'attestato del webinar di oggi. Riceverete tramite email un link per scaricare un PDF di questo webinar, le diapositive che abbiamo visto, ma anche l'attestato, se non riuscite ad aprirlo dal link che avete sotto il video, perché chi ha un tablet non lo può aprire, lo riceverete tramite email. Sotto ancora vedete un link per iscrivervi ai nostri prossimi webinar e anche un link per partecipare al nostro concorso per insegnanti che va avanti fino a fine maggio. Da parte mia, un caro saluto, a presto. Ciao!